Giorgio Garola, 41 anni, tre figlie, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte. Mi chiamo Giacomo Zulianello, ho 53 anni e sono un operaio metalmeccanico del settore dell'auto. Sono Carlo Mariano, 19 anni, studio filosofia e faccio parte del Fridays for Future, un movimento ambientalista nato dalla famosissima Greta Thunberg. Ciao, io sono Vanni, ho 64 anni e sono un pensionato Notav. Ce l'ha la scheda elettorale? C'è solo un timbro perché avendo 19 anni ho votato solo una volta. Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alle elezioni di domenica? Speranza nel futuro. Ma rabbia. Apprensione. Confusione. Qual è il tema politico che secondo te è più importante? Il lavoro. La mancanza, la perdita. Il lavoro, i giovani. Basta guardare le ultime giornate di oggi per capire come il cambiamento climatico sia una realtà molto attuale. La questione TAV in Piemonte è diventata di importanza totale. Cosa succederebbe se vincesse la Lega? Potrebbe esserci una stretta sull'immigrazione. Questo per le imprese e gli imprenditori sarebbe un grave danno, perché gli immigrati sono una forza lavoro utile e indispensabile. Mediaticamente, se vince la Lega, sì, si sentirà più autorizzata a comportarsi come già si comporta. Cosa succederebbe se vincesse il Partito Democratico? Se dovesse vincere, vince Chiamparino, che altro rispetto al PD? Per il Piemonte sarebbe sicuramente una situazione di continuità, ma per il paese sarebbe una bella sorpresa. Cosa succederebbe se vincesse il Movimento 5 Stelle? Magari fa una cosa nuova. Beh, sicuramente non ci sarà visione e strategia sul futuro e neanche sulle infrastrutture, quindi la TAV non si farà. Come ci risveglieremo lunedì 27 maggio? Spero che il 27 maggio non dovremo aspettare 6 mesi come qua in Italia prima che si formi il governo europeo. Serenamente nella cacca, come prima.